Bentornati su Talking Page e benvenuti in questo nuovo video. Come da titolo, oggi vi faccio vedere le mie ultime letture. Vediamo un po' dove sono capitati i miei occhietti santi, su quali libri. Cherie di Colette. Questo libro è apparso in uno dei miei ultimi book haul. E quindi è una lettura che mi sono affrettata a finire perché ci tenevo, perché avevo visto il film con Michelle Pfeiffer, come avevo detto nell'altro video, e perché volevo assolutamente vedere insomma com'era scritto. Stile abbastanza vintage, come del resto anche il libro, nel senso che c'è quel modo di scrivere che c'era molti decenni fa. Non c'è assolutamente lo stile moderno di scrittura. Ciò fa di questo libro un libro romanticissimo, oltremodo romantico, perché il tema stesso della storia, ovvero la relazione tra una donna matura e un ragazzo molto giovane, che porta con sé tutta la passione, la disperazione e tutte le problematiche che può portare una relazione del genere. Grande modo di descrivere i personaggi e la loro interiorità, ma anche un modo poeticissimo di descrivere le location, le ambientazioni, non solo i personaggi in sé. Io credo che questo romanzo sia stato ingiustamente etichettato come un romanzo d'amore, quasi un romanzo harmony, cosa che non è, perché esce fuori da tutte quelle convenzioni, tutte quelle storie trite e ritrite dei romanzi harmony. È un romanzo molto più complesso di quello che può sembrare leggendo la trama, ed è soprattutto il modo di scrivere, come dicevo prima, che ne fa la differenza. Va letto, va riscoperto, soprattutto se avete visto il film o comunque leggetevi il libro, poi andate a vedervi il film, e quindi buono, ottimo. Charlaine Thompson, Ultimo respiro. Un thriller, sì, è un thriller, qui non ci piove, anche perché sì, c'è il colpo di scena che mi ha stupito perché non avevo pensato a quella persona. Qui non dico niente, altrimenti vi svelo il finale. La trama brevemente è il libro inizia, si apre con l'omicidio di una madre ad opera del secondo marito, il tutto sotto gli occhi della figlia di lei. Sembrerebbe semplice come cosa, anche perché poi la testimonianza della bambina porterà quest'uomo, il secondo marito di sua madre, al carcere praticamente. Però c'è un però, perché le cose non sono come sembrano, e qui mi fermo, altrimenti spoilero tutto. Non mi ha convinto fino in fondo, soprattutto perché certe volte i personaggi hanno delle reazioni rispetto alla gravità della situazione in cui si trovano, hanno delle reazioni, dicevo, che non sono in linea con quel tipo di situazione. Mi spiego meglio. Amo quegli scrittori che rendono il tutto estremamente reale, estremamente vivido, che sanno talmente calarsi nei personaggi da poter capire e cogliere come uno potrebbe reagire davanti a una determinata situazione. Non dico qui che ci siano stonature veramente grosse da segnalare, però a volte mi sono detta: sì, ma vabbè, uno non reagisce così quando succede una cosa del genere. Però ci sta, ci sta. Ognuno è diverso, siamo tutti diversi, ognuno può reagire quando è sotto shock, può reagire in un certo modo o in un altro. Comunque, i colpi di scena ci sono, la suspense c'è, il thriller ci sta tutto come categoria in cui inserire questo libro, quindi sì, mi sento di consigliarlo. È una lettura, insomma, che vi porta avanti. Girate le pagine perché volete capire bene dove va a finire la storia, e questo vuol dire che la scrittrice ha fatto il lavoro che doveva fare. L'animale morente di Philip Roth. No, no, non mi è piaciuto per niente, nonostante io abbia letto un altro libro di quest'autore e quello mi era piaciuto. Questo mi sembra quasi un mero esercizio di scrittura, una storia d'amore malato, cioè quest'uomo che si innamora perdutamente di questa donna in un modo ossessivo. Non mi è piaciuto perché non c'è un capo, non c'è una coda, non mi ha detto nulla, mi ha lasciato, a parte essere cortissimo, forse è quella la ragione, non c'è stato un approfondimento, ma semplicemente un riflettere di quest'uomo su cos'è l'amore, i sentimenti, su cos'è il sesso, su cos'è l'amore. Puro esercizio di scrittura, non mi ha lasciato niente, non mi ha detto niente, non sono riuscita ad affezionarmi al protagonista, che parla in prima persona, quindi no. Rosa d'inverno di Katliss Woodwiss. E qui c'è una
nota da parte mia molto dolce, molto tenera, perché questo libro, ne avevo parlato in un altro video tempo fa, ancora all'inizio dell'estate, l'avevo comprato, in cui dicevo che questo libro l'avevo letto quando ero ancora una pargoletta, una neonata, una ragazzina piccola che non sapeva ancora cos'era la vita, cos'era l'amore, cos'erano gli uomini, cos'era il sesso. Per cui rileggerlo a distanza di decenni, e parlo veramente di decenni, ha fatto la sua bella differenza. Quindi posso dividermi in due come parere. Lo consiglio perché è un bellissimo romanzo d'amore, d'avventura, c'è un buon approfondimento psicologico dei personaggi, c'è la suspense, c'è la rivelazione finale che uno se non sospetta. Io, andando avanti nel libro, poi mi sono ricordata cose che mi ero dimenticata. Comunque, se uno non sospetta nulla, c'è un bel colpaccio finale di scena. Come vedete è bello consistente. L'avevo quasi inserito nella categoria dei libri Harmony, ma devo ricredermi e soprattutto dopo averlo riletto ho capito perché mi era rimasto così impresso. Come dicevo prima, è pieno zeppo di avventure. Non c'è una pagina dove non ci sia azione, dove non ci sia niente che accade. Ci si affeziona ai personaggi e a tutti quanti perché sono ben caratterizzati. Ognuno fluttua nel suo essere buono e cattivo, quindi molto umani i personaggi. E c'è anche la suspense, c'è anche il mistero. Insomma, si viene veramente catapultati in un mondo del 1800, e dicevo che mi sento appunto di dividerlo quasi in due perché d'altra parte, rileggendolo a tanti anni di distanza, una volta cresciutella e avendo avuto le mie varie esperienze, mi è venuta una tenerezza infinita a vedere come è descritto il tipo di uomo che magari una fanciulla così in fiore, in erba, che sta appena crescendo e non sa ancora cosa le riserva il contatto, il futuro con gli uomini, con le relazioni d'amore, eccetera, mi ha fatto una tenerezza infinita perché qui viene descritto l'uomo perfetto. Ad ogni piede spinto c'è i suoi muscoli perfetti, le sue cosce perfette, il suo volto perfetto, i suoi capelli perfetti, la sua pelle perfetta, insomma la perfezione in terra. Sfido chiunque a non innamorarsi del protagonista, di uno dei protagonisti del romanzo. Sappiamo che nella vita non è così, non siamo perfetti in quel modo lì, però è quello che sognano un po' le ragazzine, il classico principe azzurro e via dicendo. Poi una cosa che mi ha fatto tenerezza da morire, soprattutto mi ha fatto anche ridere come donna fatta e finita, la prima volta, ecco, come viene descritta qui, in modo così perfetto, dove tutto deve andare come una si era immaginato. E qui... quindi un mondo incantato dove l'uomo è perfetto, la prima volta è perfetto, e gli elementi appunto che mi hanno fatto sorridere è questa perfezione, questa bellezza che viene decantato, è appunto quel mondo classico dei romanzi d'amore che si svolgono magari nell'Ottocento. Ho provato quasi nostalgia per quei tempi in cui pensavo che le cose sarebbero andate esattamente come io sognavo nei miei castelli di principesse e principi. Cose fatate e prime volte perfette. Insomma, la trama è presto detta, anche se è molto complessa, come vi dicevo prima. È una storia veramente complessa, sono quasi 500 pagine, quindi attenzione signori, è un bel romanzone. C'è la bella Ariane, che naturalmente è una fanciulla in fiore dalla bellezza, cioè non c'è nessuno più bello di lei, incontra questo bello e perverso, ecco, diciamolo così. Però nello stesso tempo lei è costretta per motivi economici, stiamo parlando di tempi in cui se una famiglia se la passava male, l'unica soluzione era di dare la figlia in sposa a un signorotto, ecco, un signore che comunque se la passava meglio. Quindi tutta la famiglia della ragazza ne beneficiava e questa piccola alleanza, insomma, risollevava le sorti di parenti, madre e padre della ragazza, insomma. Quindi la bella Ariane alla fine addirittura messa all'asta per finire. Ciao lingua italiana, ciao, ciao! La bella Ariane messa all'asta per essere poi
venduta alla fine a un oscuro signore incappucciato che sembra quasi sia la vittima, si dice sia la vittima di un incendio accaduto anni prima e quindi è completamente sfigurato, ha questo cappuccio, i guanti, molto tenebroso. E quindi la bella Rien si destreggia tra questo signore tenebroso e questa prima conoscenza che ha fatto con un bellissimo mascalzone. Da lì, insomma, la storia si dipana perché ovviamente c'è il terrore di questa ragazza che finisce sposa a questo semimostro che non si fa mai vedere per non spaventarla e l'innamoramento che non vorrebbe mai avere, mai provare per questo scapestrato, però benestante, bellissimo uomo che c'è dall'altra parte. Tenero, tenero, mi ha intenerito. È comunque, riassumendo, un bellissimo romanzo d'amore e d'avventura. Ve lo consiglio, andatelo a riscoprire, è un romanzo di parecchi anni fa, ma è consigliato, se vi piacciono i romanzi d'amore, ovviamente. L'allievo di Patrick Redmond. Bene, questo no, non mi è piaciuto perché le premesse sono di svelarti chissà quale mistero accaduto tra questi studenti quando erano piccoli in questa scuola, ma alla fine si perde in un mare di memorie, di cose quasi inutili. Viene etichettato come thriller, ma ahimè io sembra che incappo sempre in thriller che vengono spacciati come tali, ma che poi si rivelano solo dei libri di narrativa alla fine, con una goccia di suspense per farti capire, per farti arrivare alla fine e svelare cosa è successo davvero. Quindi per me è un ni, perché sebbene sia scritto anche in modo fluido, scorrevole, cioè si legge volentieri, però forse le mie aspettative erano troppo alte e quindi mi ha deluso. È un ni. Forse qualcun altro ci troverà un po' più di quello che a me invece è sembrato mancare, ecco.